Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che cornice di pubblico splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Ascoltiamo le note dell'inno polacco. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera, devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. La partita è iniziata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Robert Lewandowski. In una partita come quella di oggi sarà determinante la prestazione dell'attaccante per il risultato della squadra. Certo, lui dà il meglio quando viene servito in profondità con palloni filtranti. Se i compagni sapranno rifornirlo in questo modo, potrebbe davvero essere l'uomo partita. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Kamil Glick. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Prosegue nella sua corsa. Ecco il traversone. E la difesa sventa il pericolo. Calcio d'angolo battuto corto. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. La appoggia sulla fascia, la gioca sull'altra fascia, palla al centro, intercetta il passaggio, pericolo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali, va al cross, grande parata sulla palla insidiosa, la butta via e fa respirare la difesa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Decide di sfruttare la fascia. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Occhio al traverso. Parata notevole, non era facile. Un altro colpo di testa, ancora un errore. Hanno sbagliato, ma stanno creando diverse occasioni interessanti. Sceglie di battere corto. Vuole il lancio filtrante e trova il compagno.
Krikoviak. Ottima giocata. Nessun gol finora. Allarga il gioco. Pronto al tiro. Salvati dal palo. Si riparte con un fallo laterale. Cross in mezzo. Smanaccia. Via, via il pallone. Ottimo pallone in profondità. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Si fa trovare al posto giusto e allontana. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Decidono di giocarla all'indietro. Analizza le opzioni a disposizione mentre cerca di mantenere il possesso. Alla peggio nello scontro di forza. Lungo passaggio in avanti. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Prova il tiro. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Kamil Glick. Reca. Primo tempo che si conclude dunque qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Hanno basato il loro attacco sui traversoni per rifornire la loro linea offensiva. Ma bisognerebbe anche costruire azioni più concrete per dare meno punti di riferimento alla difesa. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si ricomincia. Il Messico ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Prolunga in fascia con una palla giocata alta. Scatta verso il pallone.
Bella apertura. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Reca. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone dentro. E il cross è controllato dalla difesa. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Tocco morbido. Si riprenderà con una rimessa laterale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Siamo ben oltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Prova l'incursione in avanti. Cross in arrivo. Nota una certa densità in mezzo all'area di rigore. Proprio così, Fabio. Credo vogliano limitare i danni sui traversoni e lanci lunghi, facendo massa al centro. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Sicuri in fase di palleggio. Non c'era spazio. L'appoggio sulla fascia. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cambia gioco. A sinistra con il passaggio. Traversone in arrivo. Tenta di allontanare il pallone. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Sceglie di battere corto. Cerca il numero. Occhio al cross. Ed ecco il cross. È ben posizionato e spazia via la palla. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Buon traversone questo. È la difesa che è stata molto attenta. Ottimo disimpegno, fondamentale. Non manca molto alla fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. Recuperano il possesso del pallone. Qui deve tirare. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Difficile prevedere che qualcosa possa sbloccare questo risultato di 0-0 di qui alla fine. Le squadre si sono equivalse e soprattutto le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Lewandowski. Ricciogliac. Ottima la pressione difensiva. Manca pochissimo alla fine. Se vogliono segnare devono provarci adesso.
Non c'è più tempo da perdere. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Cross in arrivo. Incappara con grande sicurezza. Allontana la palla. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Krikoviak allarga il gioco sulle fasce. Zielinski. Krikoviak. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla. In altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto. Non ci resta più molto tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie Fabio, alla prossima!